Intanto grazie a tutti di essere venuti e abbiamo cercato una collocazione che vi consentisse di essere comodi e di avere una buona visibilità. Abbiamo cercato di concentrare la presentazione in una mattinata, per cui davanti a noi ci sono 4 ore abbastanza pesanti, senza coffee break per ovvi motivi, non solo di spending review, ma anche per evitare fughe che sarebbero state inevitabili. E allora passo in modalità presentazione. Siamo qui per parlare di salvaguardia del territorio, e in particolare per presentarvi le linee guida per la valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione, un argomento che in queste ultime settimane è stato molto trattato. Ci sono state almeno 2 o 3 manifestazioni di analogo contenuto, anche se di diverso titolo. Il dato che più mi interessa per l'attuale ruolo è che tutto ciò avviene attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale, cioè sostanzialmente la difesa viene poi delegata agli agricoltori. Vediamo intanto come è organizzata la giornata. C'è una prima sessione che io introduco, modero e concludo, in cui si parla della parte tecnica, cioè si presenta lo studio, si dice che cosa si è fatto e perché, in qualche modo anche chi ha coordinato una certa attività, perché c'è in realtà in questo studio il lavoro di moltissime persone, quindi i nomi che qui vedete sono i nomi dei coordinatori o dei presentatori di oggi, ma in realtà c'è molta più gente, molto più lavoro dietro. In particolare, dopo di me ci sarà Chicco De Bernardinis, Bernardo, siamo più formali oggi, ma io lo chiamo Chicco da sempre, ci conosciamo da 30 anni, quindi, che presenterà le linee guida, le illustrerà e in particolare sottolineerà l'importanza dell'integrazione delle conoscenze, principalmente fra quanto tipicamente di competenza dell'ambiente e quanto tipicamente di competenza dell'agricoltura, una delle cose di maggiore interesse di questo studio, un tipo di integrazione che fino ad oggi non era stato, almeno in Italia, fatto. Ci sarà poi il dottor Blasi che inquadrerà in un ambito europeo le linee guida, quindi evidenzierà quali sono le possibili conseguenze in ambito di finanziamenti e più in generale in ambito organizzativo di queste linee guida. Poi Fabio Tressini del MATM, che evidenzierà il versante ambientale. Ferrara, che purtroppo per noi evidenzierà come il clima stia effettivamente peggiorando, quindi la pericolosità stia necessariamente, grazie a questo peggioramento del clima, crescendo. Trigila dell'ISPRA che spiegherà in che modo sono state utilizzate e integrate le banche dati allo scopo di individuare le zone più sensibili al dissesto, quindi quelle sulle quali prioritariamente intervenire. E finalmente Livio Rossi di Agea Sin, che parlerà di mitigazione del dissesto, di analisi costi-benefici e del sistema georiferito che raccoglie tutto lo studio, perché uno dei vantaggi di questo studio è proprio questo, di poter scegliere il livello di aggregazione territoriale di interesse, quindi di poter andare dalla nazione alla regione, al comune, alla singola proprietà, alla singola particella della singola proprietà.
Che cosa si vorrebbe fare di questo studio, o perlomeno questo studio quali spunti fornisce? Se ne parlerà nella seconda sessione, quella che incomincerà intorno alle 12, abbiamo già 20 minuti di ritardo, quindi diciamo le 12:20 almeno. Ci sarà Tullio Fanelli, che insieme a me ha creduto in questa iniziativa, l'ha sostenuta in tutti i modi in cui poteva sostenerla, e che solo per tradizionali e inveterate abitudini arriverà più tardi, perché chi lo conosce sa che Tullio è un notturno più che un diurno, quindi sicuramente per mezzogiorno arriverà. Ovviamente, per parlare di strategie future, di politiche possibili, la maniera più logica è una tavola rotonda, e quindi ci sarà una tavola rotonda con, spero, la presenza di tutti questi signori che ora vi mostro. In ogni caso, se non ci saranno loro, ci saranno dei validi sostituti. Bene. Devo dire che preparare questa presentazione mi è risultato particolarmente difficile. Vi sorprenderete vedendo la povertà della presentazione. Mi è risultato difficile per il taglio da dare, perché essendo un tecnico sono abitualmente portato a presentare vicende di carattere tecnico. Qui invece devo semplicemente raccontarvi fatti di carattere generale e di indirizzo. Questa cosa mi riesce ovviamente meno facile, ci ho provato, spero di esserci riuscito, quindi sostanzialmente spero di porre correttamente il problema, di raccontarvi in che modo abbiamo pensato di affrontarlo. Lascerò ovviamente ai tecnici una spiegazione più puntuale dei modi nei quali i diversi problemi sono stati affrontati, e riteniamo almeno in termini di proposta risolti. Concluderò sintetizzando un'analisi costi-benefici, cioè quanto su 10 anni può costare questo tipo di interventi, quanto può rendere al Paese, operazione che secondo me si dovrebbe sempre fare quando si parla di programmazione del futuro, e di una programmazione così lunga, almeno decennale. Do intanto qualche numero semplicemente per porre il problema e per far vedere come sia tutt'altro che trascurabile. Su un totale di 30 milioni di ettari, sintetizzati in questo modo, mega ettari, che sono la superficie dell'Italia, la superficie agricola detratte zone montagnose urbanizzate è circa 18 milioni di ettari, dei quali circa 13 utilizzati. Se vi chiedete quanti siano i milioni di ettari a rischio di dissesto idrogeologico, sono 3,8 circa. Quindi circa un ottavo della superficie totale del Paese è soggetta a questo rischio. Quali sono stati i costi negli ultimi 10 anni dei dissesti idrogeologici che si sono via via succeduti e che, devo dire, per i motivi che poi nelle presentazioni meglio comprenderete, si vanno via via infittendo? Sono stati costi abbastanza elevati, perché oltre 3,5 gigaeuro, miliardi di euro, erogati dal Dipartimento della Protezione Civile con ordinanze di protezione civile, oltre 2 gigaeuro dal MIPAF per danni causati da alluvioni a aziende agricole, e siamo già a 5,5 miliardi di euro, per di più una perdita di produttività e materialmente, fisicamente, di suolo valutabile in 10 anni a ulteriori 2,5 gigaeuro, oltre alle spese affrontate da tutti i comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria, dalle strade ai canali alle infrastrutture. In sostanza, quindi, oltre 9 miliardi di euro in 10 anni, ma soprattutto
che è forse il dato più odioso, più fastidioso, per danni che sono solo parzialmente risarcibili e riparabili. Solo parzialmente. Quindi la zona investita rimane comunque, che si faccia, significativamente danneggiata. È chiaro che con questi costi il problema è serio e attuale e richiede di essere affrontato. Oltretutto, come vi dicevo in apertura, il pericolo sta crescendo. Vedremo che questa affermazione è corroborata da dati statistici, cioè non è la sensazione che io, avendo ormai un'età significativa, spesso provo, cioè che tutto stia peggiorando e in colpo di questo, come è logico, il procedere dell'età. No, ci sono evidenze statistiche che effettivamente il clima stia peggiorando, in particolare le piogge, che sono sempre più brevi ma sempre più intense, quindi a sostanziale parità di quantità d'acqua caduta, cade molto più rapidamente in un tempo molto più breve. Di conseguenza i fiumi, anche per colpa della cementificazione del territorio, dei tempi di corrivazione più contenuti, tendono ad acquistare un clima più, un andamento più simile al torrentizio che al fluviale, e quindi piene rapide e molto violente, conseguente incremento della franosità, e dati tutti, come detto, in peggioramento. Ecco quindi la fretta di affrontare il problema, cioè non soltanto la necessità di affrontarlo, ma l'urgenza di affrontarlo. Io e Fanelli, nei ruoli, abbiamo di comune accordo, ne parlammo, mi ricordo, nei primissimi tempi in cui ancora ci schieravamo tutti quanti obbedienti al Parlamento per fare numero durante le riprese televisive, ne parlammo e ci sembrò che fosse un problema di comune interesse e senz'altro da affrontare. Oltretutto, la presenza di due persone che già si conoscevano e già erano amiche poteva risolvere una strana situazione tipicamente italiana, cioè il fatto che l'ambiente e l'agricoltura non si parlino o si parlino solo per via diplomatica, mentre invece sarebbe ovviamente essenziale che collaborassero strettamente e si parlassero in continuazione. Ecco, la presenza mia e di Fanelli quantomeno ha conseguito questo risultato. Si decise quindi di valutare intanto quale fosse il rischio di dissesto idrogeologico su tutto il territorio nazionale, cioè fermare queste biglie che si muovevano abbastanza freneticamente a velocità crescente per capire quale fosse la reale entità del problema. Di mio aggiunsi che ero interessato a sistemi agricoli per motivi ovvi. Intanto perché non volevo creare in un clima di ritrovata pace e collaborazione immediate difficoltà e problemi, dando l'impressione di voler allungare le mani sui fondi dell'ambiente per le infrastrutture. Vi sto parlando con assoluta chiarezza, come vedete, cioè senza politichese, in ingegnerese stretto. Insieme all'idea di utilizzare mezzi agricoli per contenere, per ridurre il rischio, la necessità di un'analisi costi-benefici per capire quanto costasse l'operazione o potesse costare, che cosa potesse rendere. Alla fine di questa valutazione vedrete che contrastare il dissesto idrogeologico non solo è necessario, conviene. Vedrete che val senz'altro la pena di farlo, poi non so se si farà, ovviamente. Bene, prima di procedere, perdonatemi questa civetteria ingegneristica, ma ritengo che il lessico almeno dovrebbe essere comune, definiamo qualcuno dei termini che abitualmente si usano, vedrete, spesso in modo improprio.
Intanto cos'è il rischio? Il rischio è una misura probabilistica, quindi non c'è un unico valore del rischio, ci sono tanti valori più o meno probabili. Ed è una misura monetaria della severità degli effetti, delle perdite, loss all'inglese, prodotte dal dissesto in un sito fissato durante un tempo di attesa fissato. Si passa poi alla pericolosità idrogeologica, che è una misura sempre probabilistica della severità di un evento calamitoso, della sua intensità, evento che può presentarsi al solito in un sito fissato durante un tempo di attesa fissato. Quindi, come vedete, l'aggancio al territorio è immediato, così come è immediato essenziale il tempo nel quale si aspetta l'evento. Vedete anche da dove provengono i dati che sono stati principalmente usati per ciascuna valutazione. Dalla pericolosità e dopo la pericolosità alla vulnerabilità. Una misura sempre probabilistica della severità del danno che un sito coltivato in un certo modo subisce per evento, per effetto di un evento calamitoso di intensità prefissata. E finalmente il dato più difficile da valutare, l'esposizione, cioè quali siano i danni non solo diretti ma indiretti che l'evento calamitoso comporta, dalle morti alla cessazione delle attività produttive, alla necessità di delocalizzare e così via. Tutto questo viene poi mescolato, moltiplicato, per giungere finalmente a questa valutazione che è anch'essa probabilistica. Bene, terminata questa parentesi, forse superflua, ma comunque che a me sembrava necessaria, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, per i motivi che forse sono stati chiari nella presentazione precedente, definito il rischio su tutto il territorio nazionale, georeferenziandolo e dunque consentendo di esprimerlo su livelli di aggregazione diversi scelti dall'utente. Quindi questa iperbase dati iperintegrata può essere poi letta e organizzata a livelli diversi a seconda di quale sia l'utente che si rivolge ad essa e quindi può essere organizzata sull'intero territorio nazionale per regioni, province, comuni, proprietà, singole particelle di singola proprietà. Ovviamente che cosa ci si potrà fare? Calcolare il rischio potrà servire per programmare interventi a livello sia nazionale sia regionale e via via a tutti gli altri livelli più bassi che vi ho detto, individuando le zone a vulnerabilità più elevata sulle quali è ragionevole intervenire prioritariamente, ferma restando peraltro la libertà decisionale delle regioni a livello di allocazione delle risorse. Quindi il dato è un dato informativo che peraltro non condiziona in nessun modo la libertà decisionale. Le tecniche agricole proposte sono sostanzialmente inquadrabili nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Non si tratta dunque di interventi strutturali a forte impatto ambientale che sono lasciati così come erano alla competenza del MAP. Quindi sostanzialmente si utilizzano gli agricoltori per la manutenzione del territorio, attività che hanno sempre svolto egregiamente fino a quando erano tanti, il 50% della popolazione, non il 4% scarso come oggi, e quando questa attività era riconosciuta e redditizia. Oggi non è né l'una cosa né l'altra. E forse, chissà, questo studio servirà a farla ridiventare almeno riconosciuta e forse redditizia. Come si è proceduto per localizzare e stimare il rischio, nonché
individuare il modo di ridurlo e quali fossero gli interventi opportuni. E MIPAF e MATM di concerto hanno incaricato i loro enti di ricerca, AGEA, ISPRA, Rete Rurale Nazionale, affinché ciascuno con le proprie competenze, le proprie base dati, purché operassero in modo integrato. Questa è stata una condizione e devo dire che è stata perfettamente assolta. Operando in modo integrato producessero le linee guida per la valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale. Sono questi i problemi di cui sentirete parlare nella sessione tecnica. Perché abbiamo scelto le linee guida? I motivi mi sembrano abbastanza ovvi. Un governo che parte sapendo che durerà in carica all'incirca un anno non è che si può permettere grandi voli pindarici, può semmai produrre documentazione e avanzare suggerimenti. Oltretutto, siccome era la prima volta che si percorreva questa strada, la necessità di sottoporre lo studio all'esame della comunità scientifica e degli operatori e a un serrato dibattito è effettiva, è sentita. Quindi a noi sembra di aver voluto operare per il meglio. Sicuramente se ci siamo riusciti dovrete essere voi a deciderlo e l'unico modo per deciderlo è appunto discutere, confrontarsi, criticare quanto è stato fatto e in particolare gli spazi decisionali e i modi nei quali sono stati occupati, spazi decisionali che non mancano mai in una attività di ricerca. Si sono distinti ambiti culturali diversi, sostanzialmente i seminativi pascoli, i boschi, le aree terrazzate a colture permanenti. In particolare, per avere un'idea della entità del problema, qui vedete le superfici interessate al solito in milioni di ettari e la percentuale della superficie totale destinata a quel tipo di coltivazione interessata dal problema. E di nuovo vedete, il problema è già oggi più grave, più ampio di quanto a livello nazionale si percepisca. Sono numeri abbastanza preoccupanti, abbastanza pesanti, soprattutto direi fino ad oggi pochissimo conosciuti. È chiaro che in un'operazione di protezione del terreno non si poteva e non si può prescindere dal reticolo idrografico minore e della necessità di manutenerlo, di tenerlo in condizioni di efficienza ragionevole, specialmente per quel che riguarda le zone boschive. Di conseguenza, gli interventi proposti vanno dal ripristino della rete di drenaggio superficiale in aree agricole alla stabilizzazione superficiale e protezione dei terrazzamenti in erosione, alla riforestazione, gestione e mantenimento del bosco, in particolare per quanto riguarda il suo stato di efficienza ecologica e il suo reticolo idrografico minore. Ci sono poi tutta una serie di ricadute positive che val comunque la pena di elencare, anche se non è facile quantizzarle e nell'analisi costi-benefici non le abbiamo quantizzate, quindi ci sono, ma si hanno gratis. Ovviamente la riduzione dei colmi di piena e degli eventi alluvionali, la riduzione della quantità di sedimento immessa nella rete fluviale, il miglior funzionamento in conseguenza degli invasi artificiali idroelettrici,
la conservazione della biodiversità del territorio, l'incremento dell'assorbimento di CO2, lo sviluppo socio-economico e turistico, legato ovviamente anche alle produzioni di qualità e alla tutela dei paesaggi. Vediamo un po' più da vicino gli interventi proposti. Allora, per le aree a seminativo si va dagli interventi agronomici annuali, regimazione e conservazione del suolo, attraverso per esempio un organico e organizzato deflusso delle acque, interventi pluriennali, finalmente quelli che abbiamo chiamato interventi di ingegneria agronomica, quindi su periodi ancora più lunghi, sostanzialmente legati al controllo delle acque e al sostegno dei terreni. Tutto questo lo trovate dettagliatamente descritto nelle linee guida. Per le superfici boschive, interventi di gestione attiva, periodicità 10 anni, interventi per ripristinare il corretto ambiente ecologico, nonché le funzioni produttive e protettive, sempre a periodicità decennale, e finalmente gli interventi sul reticolo idrografico minore. Anche questi interventi sono puntualmente descritti nelle linee guida. Infine, le superfici terrazzate. Non si tratta di una superficie straordinariamente importante, ma si tratta di una superficie straordinariamente caratterizzante l'ambiente. Direi l'identità di determinate regioni. Pensate a zone della Liguria o della costiera amalfitana, cioè pensate a zone nelle quali il terrazzamento è proprio il paesaggio. Qui una manutenzione ordinaria, periodicità quinquennale, una manutenzione straordinaria riportata ai 10 anni, ma in realtà con una periodicità più ampia, perché ovviamente si tratta di interventi di più lungo respiro, e finalmente, se necessario, la ricostruzione dei muri a secco delle strutture terrazzate. Anche qui, nelle linee guida, una puntuale presentazione. Quali sono i costi previsti per queste attività? 3,2 miliardi di euro per i seminativi, 1,4 miliardi di euro per la gestione attiva e ricostruzione del potenziale ecologico, produttivo e produttivo dei boschi, per il reticolo idrografico 1,6 miliardi di euro, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terrazzamenti 0,7 miliardi di euro. In totale, investimenti per circa 7 miliardi di euro sul decennio, a fronte di mancati danni per oltre 9 miliardi. Come vedete, già così e senza tutti quei vantaggi evidenti ma non quantizzati che vi ho elencato, il bilancio è inattivo. Ricordiamoci che molti dei danni mancati in questo modo, nell'altro modo sarebbero danni permanenti. Ma c'è anche un ulteriore vantaggio, che poiché il grosso delle attività viene svolto dagli agricoltori,
sostanzialmente questo denaro in buona parte viene impiegato per creare posti di lavoro. In particolare stimiamo i posti di lavoro in 19.000 posti per 10 anni, cioè un contratto di lavoro decennale per 19.000 persone. Qui vedete i benefici attesi, un po' meglio quantizzati, per arrivare ai circa 19.000 posti di lavoro, 18.845, perdonate queste cifre surreali da certi punti di vista, ma automatiche una volta che i criteri siano stati fissati e quindi i calcoli vengano condotti. E una serie di ricadute positive che vi ho elencato, ma che non sono state quantizzate perché più difficilmente quantizzabili. E finalmente un confronto finale fra gli investimenti, i mancati danni, i posti di lavoro, con una distribuzione in percentuale, localizzandoli ai diversi tipi di colture e al reticolo idrografico. Io ho sostanzialmente concluso, anche ragionevolmente nei tempi. A questo punto cessa la parte politica, fra virgolette, ed inizia la parte più interessante, ritengo, cioè la parte tecnica. Io quindi mi trasferirò al posto di Chicco De Bernardinis e farò da feroce moderatore. Grazie.